Agrigento si è conclusa oggi nell'auditorium dell'Istituto Scolastico Nicolò Gallo la prima edizione del progetto sulla identità siciliana organizzata dal Val d'Acragas presieduto da Lello Casesa. Il progetto promosso dall'Ufficio Scolastico Provinciale coordinato dal dirigente Raffaele Zarbo ha sancito la costituzione del centro di ricerca sulle tradizioni popolari siciliane con le scuole superiori della città e alcuni importanti soggetti del settore culturale, artistico e accademico siciliano. Le interviste di Irene Milisenda. Oggi si conclude la prima edizione del progetto sull'identità siciliana e con gli studenti alla ricerca appunto dell'identità siciliana e della cultura siciliana. Sì, concludiamo oggi la prima edizione del progetto sull'identità siciliana, un progetto che è stato promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione, diretto in Sicilia dal dottore Zarbo e che ha coordinato tutte le scuole superiori della provincia ad ricercare, elaborare, istituendo questo centro di ricerca sulla tradizione popolare siciliana. I ragazzi hanno sviluppato dei progetti che sono stati proiettati questa mattina attraverso delle indicazioni che sono uscite da un tavolo programmatico 6 mesi addietro. Questa mattina quindi vengono premiate le scuole, molti ospiti presenti, tra cui gli amici dei Dioscuri che rappresentano il meglio della cultura popolare siciliana e che hanno insieme a noi elaborato e visionato i progetti. Obiettivo nostro è quello di allargare questa fase progettuale alle altre scuole della provincia e possibilmente alla Sicilia. Ci prefiggiamo di far questo già dal prossimo anno. Gli studenti alla ricerca di questo patrimonio culturale, ma non solo. Sì, è stato veramente un progetto che voi stessi avete potuto vedere stamattina, ha dato dei risultati più che soddisfacenti. Nato dalla costituzione di un gruppo qualche mese fa a livello provinciale ma anche a livello regionale, sponsorizzato proprio anche a livello regionale, la costituzione di questo gruppo è dalla sigla di un protocollo d'intesa tra varie figure appartenenti a vari enti istituzionali ma anche dirigenti scolastici delle scuole prima della provincia di Agrigento, proprio per far sì che si potesse sempre più prestare attenzione a un recupero di quelle che sono le identità culturali della propria regione e in modo particolare anche di Agrigento. Credo che stamattina effettivamente i ragazzi hanno avuto modo di vedere un po' quello che hanno realizzato nelle varie scuole, quindi per loro stamattina è una giornata di festa, ma per noi è una giornata più che soddisfacente perché siamo riusciti nel nostro intento, che era proprio quello di far sì che si prestasse attenzione fra le tante attività e iniziative che le scuole oggi curano nell'ambito della propria autonomia scolastica proprio a questo dell'identità culturale.